Innanzitutto ringraziamo Conan, De Luigi, Miravati, Miravatara, i vostri insegnanti, i vostri accompagnatori, i vostri sostenitori nel percorso dello yoga. Lo yoga sappiamo che è una parola breve, unione, ma nasconde immensi significati, immense prospettive, immensa gioia, immensa pace. Quindi chiunque inizi lo yoga non è a caso, anche se non ci ricordiamo più, l'abbiamo già fatto in qualche puntata precedente, qualche vita prima di questa, e quindi siamo attratti abbastanza naturalmente. Comunque che ci si arrivi per ispirazione o per disperazione, lo yoga funziona lo stesso. E yoga ha vari significati, anche il termine yoga vuol dire unione, armonia, armonizzare corpo, mente, anima, armonizzare la nostra anima con l'anima suprema, armonizzarci tra di noi, quindi unione fra esseri viventi di tutte le specie. E in particolare yoga è proprio, possiamo dire, il trampolino di lancio, la rampa di lancio per trovare la nostra dimensione originale, naturale. E come tutte le cose, per imparare a fare qualsiasi cosa bisogna avere un insegnante. E qualcuno che ne sa più di noi e che ce lo insegna. Per cui prendere un guru non vuol dire qualcuno che vola su un tappeto, qualcuno che ti legge la mente, qualcuno che ti materializza le cose. Guru vuol dire insegnante. Qualcuno che sa una cosa meglio di noi e la condivide, ci insegna come comprenderla e praticarla meglio. E il nostro guru, il nostro fondatore, in un parco come questo, con ragazzi, persone come voi, a 50 anni fa, cantando, come faremo tra poco, sotto un albero, cantando dei mantra, ha dato inizio a una rivoluzione spirituale, un movimento che in pochi anni, adesso sono passati 50 anni, ma sono veramente pochi, comunque si sta espandendo, si sta allargando in modo apparentemente invisibile, ma dando dei valori molto importanti. E lo yoga, io mi ci trovo a mio agio perché ho cominciato come voi, quando a un certo punto della mia vita, verso i 19 o 20 anni, sentivo che facevo sempre le stesse cose, che non avevano più senso, non mi davano più gusto, scoprii lo yoga per caso, qui a Firenze, in gita scolastica col liceo. Un mio compagno di scuola mi diede questo libretto di yoga fai da te e cominciai a praticarlo da solo, facendomi male, non avendo un insegnante. Vuoi fare a tutti i costi la posizione del loto, no? Perché se non fai il loto, che yogi sei? Allora ti rompi le ginocchia perché non sai come preparare, eccetera. E quindi dallo yoga poi è venuto uno stato di coscienza più elevato, più chiaro. Divenni vegetariano proprio grazie allo yoga, perché vedevo che quando mangiavo carne, queste posizioni sentivo una tensione maggiore, no? Quindi vedevo quando non la mangiavo invece ero molto più sciolto, molto più tranquillo, e quindi smisi così, grazie allo yoga. E da quel punto cominciò una serie di domande sul perché della vita, sul chi siamo, dove andiamo, da dove veniamo, eccetera, che mi portò alla via della Bhakti. Ecco, per presentarci, noi come sapete siamo i devoti della comunità di Villa Vrindavana, a San Casciano, che pratichiamo lo yoga della Bhakti. Bhakti significa amore, devozione, ma più precisamente servizio devozionale. E quando si ama, si mette all'opera. Quando tutti voi vi siete innamorati o innamorate, lì le attività si moltiplicano, non si va in estasi così, non si rimane inattivi. Amore vuol dire proprio voler dare piacere e dare questo amore a qualcun altro, quindi
ci si mette in azione. Quindi l'amore in azione, possiamo dire, è la traduzione di Bhakti. Bhakti yoga vuol dire lo yoga dell'amore in azione. E per fare questo yoga bisogna collegarsi con la fonte dell'amore, che secondo la nostra tradizione è un essere meraviglioso, infinitamente affascinante, Krishna, un pastorello azzurro, il famoso principe azzurro che tutti abbiamo letto nelle fiabe, e che appunto ha una sua eterna compagna, una sua energia e potenza di amore, di piacere, di gioia, che si chiama Radha, e sono loro i protagonisti del mantra, quello che canteremo tra poco, questo Maha Mantra. Non so chi di voi già lo conosce o l'ha cantato o l'ha ascoltato. Si divide in due nomi fondamentalmente: Hare, l'aspetto femminile, e Krishna, l'aspetto maschile, e anche Rama. Quindi questo canto che viene fatto, cantato e risposto, quindi io canto, poi voi rispondete, poi io canto, voi ascoltate, poi voi cantate, io ascolto, quindi diventa uno scambio. Questo canto è fatto proprio per ricollegarci con la nostra fonte originale, la fonte dello scambio di amore originale da cui tutti proveniamo, anche se dopo tanto tempo ce ne siamo dimenticati. E dopo aver fatto tanto lavoro con Pierluigi, con Lilla si lavora tanto, perché lì lo yoga diventa, non dico un'arte marziale, ma quasi, non si può sgarrare, perché non è, lo yoga è una scienza in effetti. La posizione deve essere fatta in un modo preciso, se no non si hanno i benefici, gli effetti che desideriamo. E quindi è buono integrare le posizioni dello yoga fisico, del Hatha Yoga, col Pranayama e col mantra. Il mantra yoga, chiamato anche Nada Yoga, vuol dire proprio l'unione col Supremo attraverso il suono, attraverso questi nomi divini. Sono in sanscrito, anche se non ne sappiamo, non conosciamo il significato, questi nomi hanno un effetto meraviglioso sulla nostra coscienza e risvegliano proprio questo amore assopito nel nostro cuore, l'amore incondizionato che c'è nel nostro cuore. Si chiama Prema. Prema è il contrario di Kama. Kama vuol dire l'amore possessivo, quando vogliamo usare gli altri per il nostro piacere. Prema invece è l'amore incondizionato, quando ci mettiamo noi al servizio degli altri, vogliamo dare noi gioia e tutto ciò che c'è di più bello agli altri. Quindi queste sono due parole per introdurvi. E possiamo fare una prova tecnica. Recitiamo due o tre mantra senza musica, proprio insieme, così cominciamo a creare l'atmosfera per il canto. Allora, Hare si pronuncia come gli olandesi, con l'H, proprio l'H aspirata. Hare, quindi è una forma di pranayama anche questa. E significa che diamo proprio il nostro soffio vitale, quindi la nostra vita la dedichiamo al Supremo. Krishna invece si pronuncia con la Sh, né Krishna né Krishna, ma né sibilata né Krishna, proprio come sciare. Krishna. Invece Rama si pronuncia come con la prima A lunga, la seconda corta. In italiano c'è il corrispondente in pasta, la pasta, la prima A è lunga e la seconda è corta. Quindi Rama, la prima A è lunga e la seconda è corta. Adriano, mi puoi tenere? Allora facciamo prima una prova tutti insieme. Sappiamo che ci sono, ecco, per memorizzare il mantra, Hare, Krishna sono insieme, quindi aspetto femminile e maschile sono insieme, due volte, Hare Krishna, poi c'è Krishna Krishna che è da solo, Hare Hare è da solo, lo stesso con Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, c'è l'unione e la separazione, quindi l'amore funziona così, se si sta sempre insieme dopo un po' si litiga, allora bisogna ogni tanto staccare, chiaramente i litigi trascendentali di Radha Krishna non sono come i nostri, però questa unione e separazione permette di estendere questo amore all'infinito.
Allora, proviamo tutti insieme, piano piano, scandendo bene queste tre parole. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Il significato del mantra è: o potenza di amore, Hare o Radha, o Krishna, infinitamente affascinante, o Rama, fonte della gioia, impegnatemi al vostro servizio, fatemi diventare strumenti del vostro amore. Quindi per questo è chiamato il mantra dell'amore. Krishna Hare Krishna. Scusate. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna,